Aldalara per Bologna e Chievo, Antonello Brughini. Classifica tranquilla, Bologna e Chievo cercano spunti tecnici e segnali concreti da alcuni singoli, vedi soprattutto Destro e Inglese, per gettare le prime basi per il futuro. Problemi in difesa per Roberto Donadoni, Massina e Corosidis sono squalificati. Nel Chievo Gobbi non ce la fa e allora ecco le formazioni. Il Bologna è il 4-3-3 disegnato alla fine da Donadoni. In porta c'è il brasiliano Angelo da Costa, in difesa Kraft, Maglietta, Gastaldello ed Elander, in mezzo al campo Nogi, Pulgar e Zemail. In attacco Verdi, Destro e Creci, dall'altra parte come detto il Chievo di Rolando Maran, 4-3-1-2, Sorrentino tra i pali, Frey, Spolli, Cesar e Cacciatore in difesa, Castro, Radovanovic e Detemai in mezzo al campo, Birsa il trequartista, Pellissier e Inglese formano il tandem d'attacco. L'arbitro della partita è Rosario Abisso della sezione di Palermo, per lui sesto gettone in Serie A. Bologna è una bella giornata di primavera, 18 gradi la temperatura, studio. La fiondata di Radovanovic da oltre 25 metri, è bravissimo Angelo da Costa a metterci il guanto e mettere il pallone in calcio d'angolo. Primo corner della partita in favore del Chievo, siamo al 18° minuto, siamo ancora in parità, è 0-0 tra Bologna e Chievo, dunque il corner in favore della formazione veronese. Vediamo, ci sono 6-7 giocatori in maglia gialla del Chievo all'interno dei 16 metri avversari, praticamente invece tutto il Bologna a protezione del suo portiere da Costa. L'arbitro cerca di evitare i blocchi, la parabola a rientrare di Birsa, il tentativo di Spolli che si è proiettato in avanti, ma la difesa del Bologna stavolta la meglio. Da segnalare che al 15° minuto il Bologna è andato vicinissimo al gol, Zemaili ha sbagliato praticamente l'impossibile da 5 metri, cross teso di Creci da sinistra, palla pulita per Zemaili che ha calciato oltre la traversa, errore gravissimo per il centrocampista ex Genoa e Napoli. Adesso siamo al 18° minuto, Bologna 0, Chievo 0. Studio. A Bologna siamo arrivati al 39° minuto, attenzione all'attacco del Chievo, la conclusione di Lucas Castro e c'è il vantaggio della formazione veronese. Dunque cambia il parziale allo stadio Renato Dallara, Bologna 0, Chievo 1, la grandissima disattenzione del Bologna che adesso protesta soprattutto con il secondo assistente dell'arbitro. Vediamo praticamente quattro giocatori in maglia rosso-blu del Bologna che stanno parlando con il secondo assistente appunto del direttore di gara Rosario Abisso, che però ha concesso il gol. Infatti il Chievo si dirige a centrocampo, dunque il parziale quando siamo al 40° minuto, Bologna 0 Chievo 1, il gol di Lucas Castro Corsini. È stato un primo tempo abbastanza equilibrato, il Bologna ha sbagliato un gol fatto con Zemaili mentre il Chievo ha capitalizzato l'occasione capitata a Castro, tocco da sotto e da Costa è superato. Il Bologna ha protestato molto per la posizione del centrocampista argentino del Chievo, ma la rete della formazione ospite allenata da Maran è sembrata regolare. 8 minuti al Dallara, Bologna 0, Chievo 1. Al quarto minuto Bologna vicinissimo al pareggio, Mattia Destro ha calciato sul fondo a tu per tu con Sorrentino, limpidissima opportunità per l'ex attaccante di Milan e Roma, insomma sembrava fatta almeno dalla nostra postazione, ma Destro non ha inquadrato la porta. Tra la disperazione dei circa 20.000 tifosi del Bologna presenti oggi sugli spalti dello stadio Renato Dallara, 0-0 il punteggio Bologna. Dove è appena cominciata la partita di Federico Di Francesco, il figlio d'arte, un attaccante classe 1994, un gol in questo campionato. Di Francesco è entrato al posto di un difensore, lo svedese Kraft, dunque chiara la mossa di Roberto Donadoni perché il Bologna è sotto di un gol al 15° minuto, Bologna 0 Chievo 1, sta decidendo il gol di Lucas Castro al 40° minuto del primo tempo. 1-14° minuto, stadio il pareggio del Bologna, il gioiello di Simone Verdi, un gol straordinario. Cambia ancora il parziale allo stadio Dallara, Bologna 1, Chievo 1, il gol di Verdi. A te la linea. Allo stadio Renato Dallara siamo in parità, il 21° minuto, 1-1 tra Bologna e Chievo, dunque porta bene l'azzurro a Simone Verdi, lo ricordiamo ancora fresco di convocazione in nazionale da parte del commissario tecnico Ventura, un gol meraviglioso quello dell'attaccante del Bologna, c'è stato l'assist dalla sinistra di Creci, raso terra, il diagonale di prima intenzione al volo dallo spigolo, praticamente dallo spigolo dell'area piccola di Verdi, pallone all'incrocio dei pali, stavolta nemmeno il bravissimo Sorrentino è potuto intervenire per Simone Verdi.
quinto gol in campionato. Adesso la partita è decisamente più bella, più godibile. Siamo al 21esimo minuto, Bologna 1, Chievo 1 studio. Attacca il Chievo con Birsa, la conclusione dai 16 metri del centrocampista del Chievo, pallone che sfiora la traversa, limpidissima opportunità dunque per il Chievo. Siamo al 26esimo minuto, siamo ancora in parità 1-1 tra Bologna e Chievo. Castro al 40esimo del primo tempo, il pareggio di Simone Verdi, bellissimo, al 16esimo del secondo tempo. Adesso comunque il Bologna ci crede, spinge, ma attenzione, grandissima attenzione alle ripartenze veronesi, soprattutto con Roberto Inglese sempre prontissimo a pungere. L'azione del Bologna adesso riparte da dietro con Gastaldello. 26esimo minuto, Bologna 1, Chievo 1. Sofia Goggia 1:30, settima Manuela Melga. Il vantaggio del Bologna, scusa Mancuso, il vantaggio del Bologna con Zemaini. Cambia ancora il parziale allo stadio Renato Dallara, c'è stato il sorpasso. Bologna 2, Chievo 1, la rete di Zemaini. A te la linea. Situazione capovolta dunque allo stadio Renato Dallara, adesso la squadra di casa è in vantaggio per 2-1 sul Chievo. Il gol al 27esimo minuto di Blerim Zemaili, c'è stato un cross perfetto, praticamente una pennellata di Federico Di Francesco dalla destra, il tuffo di testa di Zemaili che da 4-5 metri ha fulminato l'estremo difensore del Chievo, Stefano Sorrentino. Per Zemaili, ex centrocampista di Genoa e Napoli, settimo gol in questo campionato, è esploso naturalmente allo stadio Renato Dallara, esplosa soprattutto la curva Costa Bulgarelli, come detto il sorpasso della formazione allenata da Roberto Donadoni, a tratti in difficoltà in questa partita, poi in questo secondo tempo soprattutto con l'ingresso in campo di Di Francesco prima e di Pektovic poi, le cose sono cambiate. Destro è uscito dal campo, 33esimo minuto, Bologna 2 Chievo 1. Da parte la doppietta di Zemaili, cambia ancora il parziale allo stadio Renato Dallara, siamo al 45esimo minuto, Bologna 3 Chievo 1, in gol ancora Zemaili. A te la linea. A Bologna siamo nel terzo dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Bologna 3, Chievo 1, attacca ancora la formazione emiliana con Di Francesco e c'è il quarto gol, il gol di Federico Di Francesco che praticamente ha raccolto l'assist di Maglietta, ha guardato il portiere e da non più di 4-5 metri lo ha fulminato con un destro sotto la traversa. Insomma, dilaga la formazione di Roberto Donadoni, siamo al 48esimo minuto, Bologna 4, Chievo 1, ha segnato anche Di Francesco. A te la linea. Quindi è ancora la Sampdoria che prova, scusa, il posto. Prego Brughini. Scusa, c'è il finale dello stadio Renato Dallara. Bologna batte Chievo 4-1. A te la linea. Il poker del Bologna contro il Chievo, Antonello Brughini. Sì, allora subito il finale, Bologna batte Chievo 4-1, il Bologna insomma conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il blitz di Reggio Emilia, una vittoria sofferta almeno fino al 90esimo, una vittoria in rimonta, frutto di una partita sporca come si dice ma generosa. Subito le reti, vantaggio del Chievo al 40esimo del primo tempo con Castro, poi il poker rossoblu, prima Verdi, poi la doppietta di Zemaili, infine nel recupero il gol di Federico Di Francesco. Il Chievo crolla dopo il 4-0 contro l'Empoli, la squadra veneta allenata da Maran è stata discontinua lasciando in pratica troppo campo nella ripresa a Zemaili e compagni. Per l'ex centrocampista svizzero di Napoli e Genoa, record di gol personali in Serie A 8. È tutto dallo stadio Renato Dallara, Bologna batte Chievo 4-1, Filippo Corsini.